Però ragazzi, l'ambientazione è veramente qualcosa di creepy, ma anche È un punto tanto, che eh. non me lo sento. No, c'è nessuno, vai tranquilla. Oh, Per l'obbligo. ma muorici. Raga, ma ai miei tempi, cioè, i dardi dovevano tipo uccidere dopo un po'. Ma porca mignotta. Ma porca. Ho capito, qua non ci stanno soluzioni, ragazzi. Assassino, aiutami, grazie. Questo ragazzo è probabilmente una cosa un po' da nabbo. Però, cioè, quando sono tanti, te io non mi fido. Sì, però, questo ufficio, io ragazzi, è da un'ora che sto girando in questa fucking villa. Vi giuro, sto iniziando ad averne un po' piene le palle. Vedete, voi avrete tutto tagliato come giusto che sia, quindi nemmeno vi porrete il problema. Ma ragazzi, mettetevi un attimo nei miei panni. Sto girando qua nella casa della famiglia Adams da boh. Dio solo sa quanto tempo. Ok, fermi, questa volta dobbiamo leggerlo. Delaia dice di aver lavorato fino a notte, insomma, fino a tardi, dipingendo Emily. Quando Daud l'ha rapita, ho avuto il terrore che conoscesse già i miei piani. A quanto pare l'ho sopravvalutato. Ah, vaffanculo. Vabbè, tanto Daud. Cioè, non sono affezionato a Daud come con Corvo, ragazzi. Cioè, Corvo, Uber, Alles. L'ha consegnata ai cospiratori. Che idiota. Quando la giovane Emily salirà sul trono, dietro quegli adorabili occhi castani ci sarò già io. Quindi, ragazzi, molto probabilmente quando aveva avuto quel mezzo fulmine, ossia che Delaia potesse essere quella che è la cattiva di Dishonored 2, il villain, diciamo, di Dishonored 2, ragazzi, a quanto pare non ci sono andato lontano. Anzi, è probabile che questo DLC ci introduca completamente Dishonored 2, cosa che avrebbe anche senso, eh. Vabbè, io non voglio investigare troppo qua in giro, prima che mi riappaiono delle fucking streghe da qualche parte. Vi giuro che in questo gioco, visto che non fa vedere particolarmente bene dove sei già stato o altro, ti segna sempre gli obiettivi, tipo adesso che mi dice, toh, trova il posto ma non ti dico dov'è. È un labirinto allucinante. Poi il fatto che sto trovando tutte queste monete in giro, insomma, non mi... Era la trappola. No, ho sbagliato. Ma allora sono un coglione. Cioè, basta dirlo. Sono un coglione. E non poco, cioè, sono proprio coglione. Pensavo di aver messo la balestra qui, invece no. No, pure il cane. No, vai via. Vai via, cane. Cazzo. Toh. Allora, lì è pieno di teschi e quindi vuol dire che se scendo ci saranno tipo 300 cani. Ecco com'è questo. Allora, facciamo una cosa un po' più tattica. Vediamo se almeno così non partono. Ok, non è partito nulla. Ragazzi, non so se sentirete anche voi... Emily Coldwell. Dal video questi suoni poco creepy. E questa è la lanterna. Quindi Delilah vuole usare Emily per diventare imperatrice? Ragazzi, ho letto gli appunti, ma... Mio Dio, se è agghiacciante come cosa. Ok, questo non me l'aspettavo. Ragazzi, praticamente vuole fare questa cosa perché lei diventi Emily, che lei stessa ha disegnato per diventare, prende il suo clone, cioè entra nella pelle di Emily per essere così l'imperatrice. Cioè, ma seri? E prende quella lampada serviva per poi fare ciò. Quindi noi finora le abbiamo un attimo rovinato i piani. Chi sei tu? Ragazzi, vi giuro che sta veramente diventando qualcosa di... Cioè, è sempre stato, ovviamente, cupo, dark e creepy, perché sennò, cioè, non l'avrei giocato.
Però ragazzi, così no. Siamo arrivati a livelli troppo alti in questo gioco, veramente. Anzi, io vi giuro, voglio solo finire ormai questa missione. Non voglio più saperne nulla per un po'. Di streghe, cani, scheletri. Non voglio sapere nulla di niente, proprio, guarda. Cioè, mi isolo. Esatto, ragazzi, c'ero vicino prima quando avevo detto che dovevamo essere qua. Solo che dovevamo fare prima tutti i giri, perché sennò, sapete, in questo gioco, se non fai tutte le cose prima, uno non è contento. Ragazzi, perché stiamo aiutando? La lanterna serviva, non so se ve l'avevo detto. Dobbiamo entrare nel dipinto. Esattamente di che sostanze si sono fatti per questo DLC? Cioè, ragazzi, parliamone. Hai molti talenti, Daud, e li Esterno. sfrutti bene. Quelli di Delilah, invece, sono molto diversi. Lei sa creare immagini, ma non solo. Sa catturare lo spirito e sa infondere la sua volontà nel soggetto, qualunque sia. Siamo qui per testimoniare il suo capolavoro e probabilmente anche il tuo. Solo ora puoi capirlo. La vita di Ti Emily è ribaggata. appesa a un filo, come quella di Delilah, come il destino di un impero. La fine è vicina, ed è stato sublime vederti inceppare i meccanismi dell'ingranaggio che tu stesso hai avviato. Tutto finisce, tutto si consuma nella cenere. Ma tu, amico mio, bruci e risplendi. In che senso, ragazzi? Cioè, in che senso? Vi giuro, non qualunque aspettativa avessi di ciò che poteva succedere in questo DLC, praticamente è stata mandata proprio al creatore. Balzo della fede, sostanzialmente. Oddio, ma siamo Lovely, nella dimensione dell'esterno, vediamo di ragazzi. che stoffa sei fatta, Delilah. Ah, quindi abbiamo il combattimento contro Delaia qua. Dimensione. Ok, questo è il posto in teoria. No, ok. Lì di sicuro. Stavo per dire di sicuro questa statua si muove. Daud. Ciao. Sei stato all'altezza delle mie aspettative. Bene. Ti sei insinuato come un topo. Il topo di Dunwall. Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. È solo grazie a te che ho avuto questa opportunità. Mi aspettavo di veder spuntare il Lord Protettore all'ultimo minuto, ma non certo te. Forse Corvo è impegnato. Lo stai facendo per Emily? È inutile. Hai ucciso sua madre davanti ai suoi occhi e l'hai venduta a una banda di assassini. Credi che sia adatta al trono? No. La mente di Emily Caldwin sarà quella di Delilah prima, che non ereditò tutto ciò che possiede, ma conquistò il potere grazie al suo genio. Il tuo genio non mi impedirà di raggiungerti. Non può salvarti ora. Oh. Quali sono state le tue vittime, Daud? Camerieri? Personale di servizio? Giovani guardie ubriache e vecchi fragili aristocratici? Nessuno come me. Non te l'ha detto tua madre di non far arrabbiare le streghe? Io ti ucciderò! Hai visto? Sei Ok ragazzi, zitto, ok, Daud. Il stiamo genio calmini, stiamo vince calmini. sempre. Stiamo tipo tutti un attimo calmi. Vi prego, cosa sta succedendo? Quanti. Ma quante siete? Ma che. Allora, ma stiamo affrontando Delaia su Dishonored o Mysterio in Spider-Man il sequel? Cioè, nel senso il nuovo gioco di Spider-Man quando esse uscirà. Oh, ste cazzo di piante. Madonna. Ma perché c'è quella freccia nel nulla? Ah no, pianta del Kaiser, vai via.
Ragazzi, ho finito la boccetta. Ho finito la boccetta di vita. No, che cazzo di soldi. Ma mica dovrò... Riuscito di punto di vista. Raga, c'è un piccolo problema tecnico. Ossia che... In mezzo a tutto questo casino... Non riesco a leggere cosa devo fare, ok? Te l'ho fregato, zio. Vieni fuori! Non ti permetterò di ostacolarmi! Ah, tu dici. Recuperiamo i dardi che buttiamo via, ragazzi, perché siamo in crisi. Non abbiamo tipo più nulla. Ah, ecco di qua. No, non puoi farlo. Si è presa la mia vita. Bene, che devo fare? Scusate, perché magari c'è stata una scritta e non ho letto. Fai svenire Delaia. Vorrei, ma non ho più dardi narcotici. Purtroppo, ripeto, purtroppo. Oh, che cazzo. Madonna mia, ragazzi. Ok, forse la gatta di Dishonored 2 non è Delaia. Abbiamo salvato Emily per due volte. Mamma mia, ragazzi, ma che... Cosa diavolo non è successo in questo DLC? Nessuno saprà mai cosa abbia impedito a Emily Caldwin di diventare la marionetta di Delilah. Nessuno tranne l'esterno, che osserva tutto. Segue i propri oscuri pensieri e parla ogni generazione. Le nostre scelte influenzano qualcuno, sempre. Prima o poi, in modi non prevedibili, dovremo subirne le conseguenze. Sono venuto a Dunwall da Ser Conos a 16 anni e ho vissuto da assassino, tra i pochi a sentire la voce dell'esterno. Ho ucciso un'imperatrice. Ma ho salvato la figlia, che un giorno governerà l'impero. È stata una mia scelta. Sono pronto a tutto. Ho un'altra sorpresa per te. Risparmiami. Uccisa l'imperatrice, rapita la figlia. Qualcosa in me si è spezzato. Ora voglio solo andarmene da questa città ed essere dimenticato dai suoi abitanti. Non voglio più uccidere. La mia vita è nelle tue mani. Ora scegli. Una supplica eloquente per un uomo che si è macchiato di sangue innocente. È un vero peccato che Corvo non conosca la storia, giusto? Di come Daud, leggendario assassino, abbia trascorso i suoi ultimi giorni nel tentativo di salvare Emily Caldwin, sconfiggendo i guardiani della prigione di Coldridge, affrontando i capibanda e gli orrori di Villa Brigmore. Di come ormai alla fine sia riuscito a seminare su tutta Dunwall sangue e terrore. Per il bene dell'impero. Una storia che nessuno saprà mai. E tu lasceresti che sia Corvo a finire tutto? Questo è coraggio. Tu hai fatto la tua scelta e ne devi accettare il prezzo. Wow, ragazzi, vi giuro sono tipo senza parole.
Ora mi sento in colpa per averlo ucciso. Che poi sto gioco ogni volta ammazzo qualcuno e poi mi sento in colpa. Non lo so perché mi fa questi effetti. Cioè, tira fuori il mio lato peggiore e il migliore contemporaneamente. Vabbè, ok. Comunque, ragazzi, oh mio Dio, ripeto, cosa non è successo in questo DLC? Cioè, ragazzi, veramente allucinante la storia di Daud. Mi è piaciuto un botto questo approfondimento. Voi ditemi che ne pensate giù nei commenti, ragazzi, ma veramente, veramente fantastico tutto Dishonored. Quindi abbiamo ufficialmente finito tutta la serie del primo Dishonored. Completa, ragazzi, completa. Quindi vi ricordo, vi ho portato veramente tutto. Ragazzi, veramente bomba! Cioè, bomba assurda! Quest'ultimo DLC, soprattutto, che ci ha introdotto un botto, credo, in quello che sarà Dishonored 2. Anche se dovremo poi vedere se la cattiva è Delia, come fa Delia a tornare in vita. Però sapete, con queste cose di streghe, eccetera, un attimo, insomma. Poi, ragazzi, c'è l'ultima uccisione. Che è l'ultima uccisione definitiva di Dishonored, tra le più brutali, cioè godo un botto, ragazzi. Spero il video, la serie, i DLC vi siano piaciuti. Se guardate, un ultimo bel like per i nostri fantastici Corvo e Daud. E vi do appuntamento nei prossimi video e probabilmente con Dishonored 2 in futuro. Non vi assicuro che sarà una cosa immediata, ma ragazzi, arriverà Dishonored 2 perché ormai sono curioso. Quindi un caloroso e affettuoso saluto dal vostro Jolly Show. A presto, insomma, per nuovi video e ciao belli.